La vicenda di Lidia Macchi è ormai ad una svolta. Ricorderete la ragazza uccisa il 5 gennaio del 1987. Dopo 30 anni si è riaperta la vicenda. È stato arrestato con l'accusa di aver ucciso proprio Lidia Macchi Stefano Binda. La svolta arriva proprio questa settimana, in queste ore, perché il PM di Varese Gemma Gualdi ha chiesto per Stefano Binda la condanna all'ergastolo, perché secondo il PM ci sono una serie di elementi incontestabili che dimostrerebbero la colpevolezza di Stefano Binda, che, lo ricordo, lui si è sempre dichiarato innocente per quanto riguarda il delitto di Lidia Macchi, anzi disse di avere addirittura un alibi, che era in montagna il giorno del delitto di Lidia, era pragelato con gli amici di Comunione e Liberazione. In realtà poi non si è mai capito se fosse veramente lì o non ci fosse andato o fosse rientrato prima. Sta di fatto che il PM, per vari motivi, chiede l'ergastolo per Stefano Binda. Ascoltate proprio il momento in cui il PM Gualdi chiede l'ergastolo. Chiedo per Binda la pena che la norma del codice attribuisce per i casi di omicidio aggravato, delle due aggravanti che vi ho indicato, che è la pena dell'ergastolo. Una richiesta arrivata dopo 6 ore di requisitoria da parte della procuratrice generale Gemma Gualdi, che ha ricostruito le accuse contro Stefano Binda partendo dalla famosa lettera anonima. È la firma dell'assassino, ha detto la PG, solo chi ha commesso il delitto poteva scrivere quelle cose sconosciute ai più. E quelle cose le ha scritte Stefano Binda, perché la perizia calligrafica, ha continuato il magistrato milanese, ha accertato che è dell'imputato, chiedendo anche che non venga considerata attendibile la perizia fatta dalla difesa, che è ovviamente all'opposto. Binda ha scritto la sua confessione, ha detto la PG, e il riferimento è al famoso biglietto trovato in camera: Stefano è un barbaro assassino. Patrizia Bianchi, la testa che ha portato elementi contro Binda, è stata definita una roccia, perché pur provata da tragedie familiari e dal fatto che con Stefano aveva un rapporto molto stretto, non ha esitato ad accusarlo. Per la PG poi l'alibi non regge, chi lo ricorda pragelato non è preciso, molti altri non lo ricordano e comunque sarebbe potuto tornare in ogni momento perché guidava. Tanti elementi, ha insistito la procura, portano poi ai legami tra Lidia e Binda. Si frequentavano, ha sentenziato la Gualdi, definendo fondamentale la testimonianza di Lelio De Fino, l'uomo con gravi problemi psichiatrici, che ha raccontato dei rapporti tra i due all'università. Binda era ancora alle superiori però quell'anno, ma per la procura bigiava a scuola per andare a Milano, dando ragione ovviamente al teste. Allora, buonasera all'avvocato Francesco D'Andria. Quante buonasera possibilità, non voglio farle fare il mago, ci sono che la richiesta del PM Gualdi venga accolta dal giudice e che quindi venga condannato Stefano Binda all'ergastolo? Perché secondo la PM gli elementi a carico di Binda sono tanti. Ma guardi, io la sfera di cristallo non ce l'ho. Dico soltanto che questo processo si celebra dopo 30 anni rispetto ai fatti e quindi mi lasci esprimere per un attimo il mio sentimento. Io sono francamente esterrefatto come avvocato penalista e come cittadino che si possa celebrare un processo dopo 30 anni. Nel 1987 c'è stato questo omicidio, non esisteva internet, non era caduto il comunismo, c'era il muro di Berlino. Qual è qui il punto? Che più ci si allontana dal giorno del reato e più c'è la possibilità che vi sia un errore giudiziario. E in questo caso l'errore giudiziario è stato già sfiorato, perché il famoso imbianchino che era in carcere era stato accusato di essere stato lui il materiale omicida della povera vittima, e poi si è scoperto, grazie alla prova del DNA, che invece non era così. Qual è qui il punto? Che ci troviamo di fronte a un procedimento indiziario e ci troviamo di fronte a una procura generale che, a mio modesto parere, sta cercando non il colpevole ma un colpevole. Addirittura sono affermazioni gravi, perché la PM invece dice: tutti gli elementi che noi abbiamo individuato vanno nella direzione di Stefano Binda. Per esempio, la macchina che gli amici hanno visto fuori dall'ospedale il giorno del delitto
di Lidia Macchi, quando lei era andata in ospedale a trovare un'amica, corrisponderebbe, diciamo così, per fattezze, a quella di Binda. Dice un po' poco per condannare una persona all'ergastolo. Poi c'è la famosa lettera, quella arrivata alla famiglia, di persona scritta da persona sicuramente che sapeva i fatti, che la perizia calligrafica attribuisce a Binda. Dice basta per condannare uno all'ergastolo. Poi la testimone che dice, i giorni dopo il delitto, Binda era con me in macchina, mi ha fatto fermare al parco per buttar via qualcosa che poteva addirittura sembrare l'arma del delitto. E via di seguito. Guardi, la Procura Generale, a mio parere, cade nel cosiddetto ragionamento a tunnel. Cioè si innamora di una idea investigativa e cerca le prove non per provare la sua idea investigativa, ma per confermare quella idea investigativa. Che cosa succede con questo tipo di ragionamento? Che non appena si trovano delle prove compatibili con l'assunto accusatorio, va bene. Mentre invece, non appena si trovano delle prove che sono distoniche, che disconfermano l'assunto accusatorio, queste prove vengono buttate nel cestino. Le dico quali sono. Sì. Ad esempio, la prova degli amici dell'epoca, l'ha citato lei poc'anzi. Quelli che stavano a pargelato. Quelli che erano a pargelato. Ci sono alcuni che dicono sì, Binda c'era. Secondo la procura si tratta di un errore. Cioè, quindi cattiva memoria. Però quelli che dicono che non c'era invece sono credibili. Però teniamo conto che la maggior parte non lo ricorda neanche, lì dice ce n'è poi uno o due. Ma ci sono alcuni che dicono che c'era. No, certo. Così come la prova del DNA, cioè la famosa busta che sarebbe stata indirizzata alla famiglia, lì su questa lettera prima si leccava la busta per chiudere la busta. Bene, quella prova del DNA non corrisponde al Binda ancora. Sono stati trovati dei capelli rinvenuti appunto sul cadavere, quei capelli non sono di Binda. Allora voglio dire, il procedimento è un procedimento indiziario e quindi, come recita il codice, secondo l'articolo 192 del codice di procedura penale, i fatti non possono essere desunti da indizi, a meno che gli indizi non siano gravi, precisi e concordanti. Allora, in effetti poi c'è anche... Gli indizi gravi ce ne sono pochi. Ecco, lei dice qui, gli indizi gravi sono pochi. Precisi. Beh, se sono quelli che ho elencato io, in effetti la vedo anch'io difficile condannare qualcuno all'ergastolo per questi elementi. Tenuto conto che la stessa persona non ha mai tentennato nella sua difesa, ha sempre detto di essere innocente e che tutto quello che è stato trovato non c'entra niente con la morte di Lidia Macchi. Vi faccio sentire uno degli ultimi passaggi in aula proprio di Stefano Binda. Ascoltate. Io da Bruschi ho sentito quelle parole di un sequestro e così via. Io da Bruschi ho sentito letteralmente, no, non letteralmente perché non posso ricordare le parole, ma il concetto era bisogna cercare la Lidia perché non la si trova. Nemmeno, non so, la si trova da un giorno, due giorni, da ieri. Cioè, sinceramente io non fui così allarmato, nel senso... Non dico che sia stato nulla, però non fu una cosa... Ripeto, non disse nemmeno da ieri, è da ieri che non la si trova, cioè neanche... Sinceramente, non che esplicitamente abbia supposto, ma magari mezz'ora di ritardo a casa, no, non è che abbia formulato esplicitamente quel pensiero, ma non mi fu comunicato neanche nulla di diverso, insomma. Nemmeno l'idea che fosse, ormai dal giorno prima, questo non l'ho visto. Disse semplicemente che bisogna, anzi, io ricordo più sinceramente, più che un senso di apprensione, di allarme, sinceramente più banalmente, una curiosità di capire che cosa, sinceramente cosa intende, cosa voleva dire. Il nome Lidia è sempre segnato sul 7 nelle mie agende, è perché io ho sempre riferito la tragica morte al 7 e non al 5, perché se è scomparsa, non mi ha detto morta, no, se è scomparsa al 5 è ritrovata, anche lui non è che mi abbia detto che era accaduto il 7, ma se è sparita il 5, è stata ritrovata al 7, da qualche parte deve essere costata. Anche quando, non ricordo se fu Beghis, ma si parlava con Beghis, rispetto a chi l'aveva ritrovata, che ha detto, cavolo, poi se è morta di dissanguamento, se solo l'avessimo trovata prima, io non avrei pensato di riferire la frase l'avessimo trovata prima a 70 ore prima.
Dunque, Binda stava ricostruendo come è venuto a sapere della morte di Lidia Macchi, anzi lui dice con precisione: io ero venuto a sapere che era scomparsa, non che era morta, l'ho appreso dopo giorni che era morta e stavo in vacanza, come fa vedere nelle agende. Avvocato, il PM chiede l'ergastolo anche per la crudeltà del delitto, per le quasi 30 coltellate con cui Binda avrebbe ucciso la povera Lidia Macchi. Che ne pensa lei? Ma guardi, intanto dico che il procuratore generale ha parlato 9 ore, alcuni dicono 6, alcuni 9. Calamandrei diceva: per sostenere la propria argomentazione più si parla e più si allontana, ci si deve impegnare per affermare la propria verità, meno si parla e quindi più una persona ha ragione, quindi faccio rilevare soltanto questo. La responsabilità del Binda, anche per alleggerire un attimo il tema, secondo me è quella barbetta che lui ha. Secondo me lì c'è un errore comunicativo, nel senso che lui sembra uscito da una seduta spiritica o da un patto col diavolo. Io gliel'avrei fatta tagliare, perché quella secondo me è l'unico indizio della sua colpevolezza. E allora, avvocato, facciamo questa prova, ma se dovesse essere assolto dalla richiesta di ergastolo, cioè, questa persona è finita su tutti i giornali, si è fatto 2 anni di carcere gratis et amore dei, e magari lo assolvono anche perché non ci sono gli elementi, come la mettiamo dopo? Ma questa è una domanda che lei dovrà, se ciò accadrà, questa è una domanda da rivolgere al procuratore generale, non certo a me. No, però questo vuol dire che questa persona è stata in carcere 2 anni, non colpevole, come tanti, e l'assassino è ancora libero dopo 30 anni. Certo, questo sarebbe un fatto assolutamente grave e questo ci fa capire che purtroppo la nostra giustizia, il nostro sistema giudiziario è fallibile. Quindi c'è il rischio, ed è l'ultima cosa, che la mamma di Lidia Macchi, anche in questa vicenda, per condanna o per assoluzione, possa non vedere, diciamo così, la giustizia per la morte di sua figlia? Guardi, la verità chi la conosce? Tant'è vero che in tribunale non c'è, la gente pensa che in tribunale si cerca la verità. In tribunale la realtà nuda e cruda è che noi abbiamo una verità processuale, ma non una verità storica. La verità, diciamo, quella che noi come uomini fallibili possiamo arrivare. E allora vi daremo come sempre, tutti gli aggiornamenti su questa vicenda, una vicenda che dura ormai da 30 anni e cercheremo di capire se Binda verrà condannato o meno all'ergastolo. Linea alla pubblicità.